Buonasera a tutti e benvenuti alla cerimonia di consegna dei premi Jean Mitry 2023. Welcome everybody and welcome to the award ceremony for the 2023 Jean Mitry Award. Ho il piacere di inaugurare la cerimonia invitando al microfono l'avvocato Bruno Malattia, il vicepresidente della Fondazione Friuli che sostiene il premio Jean Mitry. Cordiale buonasera a tutti. È un vero peccato che le giornate del cinema muto stiano per terminare. It's a real pity that the giornate are about to end for this year. A nome della Fondazione Friuli desidero ringraziare tutti voi che avete seguito con tanto interesse le giornate di questa 42esima edizione. Ma un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo a tanti di voi che sono venuti da paesi lontani qui a Pordenone e hanno arricchito e onorato la nostra città. A particular thank you to everyone who's come from truly far away this year on behalf of the Fondazione Friuli, to everyone of course, but to people who have come a really long way and have honored this city and the festival. Un grazie particolare è dovuto a Livio Jacob e a David Robinson e a tutti i loro collaboratori, compreso questo magnifico traduttore, per aver organizzato così bene anche quest'anno le giornate del cinema muto. It's led up to this 42nd edition. It's a series of thanks, but Livio Jacob, the president, and David Robinson, of course, our emeritus director, for everything we're getting. Noi seguiamo da sempre come Fondazione Friuli questa manifestazione, continueremo a seguirla anche nel 2024, per cui quello di questa sera vuole essere solo un arrivederci. Complimenti alle premiate e viva le giornate del cinema muto. Congratulations to the prize winners and thank you very, very much. Bene, allora nell'introdurre la prima vincitrice parlerò prima in italiano e poi in inglese. I will introduce the first winner in Italian and then in English. La prima vincitrice del premio Jean Mitry è una vecchia conoscenza delle giornate. L'abbiamo incontrata per la prima volta nel 1988, all'epoca della preparazione di una grande retrospettiva sul cinema russo pre-rivoluzionario. Natascia Nussinova faceva parte di un gruppo all'epoca che comprendeva altre personalità che probabilmente conoscete. Parlo di Yuri Tsivian, anche gli premio Jean Mitry, di Rashid Yangirov e di Mikhail Jampolsky. A differenza dei suoi colleghi, tuttavia, la traiettoria professionale di Natascia Nussinova è stata diversa. Natascia ha lavorato praticamente interamente in Europa. Natascia ha insegnato all'Istituto di Ricerche sul Cinema a Mosca fino al 2018. Nel 2019 è diventata docente della Scuola di Cinema di Mosca. Dal 2022 insegna cinema all'Università per Stranieri a Siena, ma Natascia ha un lungo curriculum di incarichi di insegnamento in tutta Europa, all'Università Sorbonne Nouvelle Paris 3, all'Università Michel de Montaigne a Bordeaux, all'Università Libera di Bruxelles, all'Università di Amsterdam. Natascia ha anche
lavorato in qualità di consulente alla Cinémathèque Française, al Gosfino Fond di Mosca, e Natasha è anche autrice di un fondamentale libro sul cinema degli esuli russi in Europa occidentale. E questo libro e questo suo interesse per il cinema degli esuli ha a che fare con la ragione per il premio che intendiamo attribuire a Natasha. E qui è il caso di chiamare le cose con il loro nome. Abbiamo lavorato con Natasha, abbiamo collaborato con lei per tanti anni, e Natasha non ha mai nascosto la sua lealtà, la sua dedizione alla cultura cinematografica russa e sovietica. Adesso Natasha lavora con noi in Italia, insegna a Siena, quindi Natasha è una figura di spicco nel contesto europeo. Nell'attuale situazione politica, per noi questo premio Jean-Mitry che diamo a Natasha ha un significato particolare, e ripeto, per me è il caso di chiamare le cose per il loro nome e spiegarvi perché abbiamo deciso di dare il premio a Natasha Nussinova. Viviamo in una situazione politica estremamente difficile, che è in parte causata da Vladimir Putin e la sua accolita. Noi vogliamo dire con questo premio che, malgrado tutto questo, noi abbiamo un grande rispetto, un grande amore per la cultura russa, per tutto ciò che la cultura russa ha dato al mondo, e vediamo in Natasha una personalità di spicco nella cultura russa e nella cultura europea. Ed è in questo senso che diamo il premio Jean-Mitry a Natasha Nussinova. In English, the Jean-Mitry Award is dedicated to the memory of the honorary president of the Giornata del Cinema Muto until his death in 1988. And the first recipient of the Jean-Mitry Award is an old friend of the Giornata. We met Natasha Nussinova for the first time in 1988. At the time, we were doing research about the pre-revolutionary cinema in view of a groundbreaking and memorable retrospective we held in 1989. At the time, Natasha was part of a team of friends that we met for the first time, which included another Jean-Mitry winner, Yuri Tsivian, as well as other colleagues such as Rashid Yangirov and Mikhail Yampolsky. The difference between Natasha and her colleague, however, is that Natasha's professional trajectory developed mainly in Europe. She worked until 2018 at the Film Studies Institute of Moscow. She became a professor of film at the Moscow Film School in 2019. But over the years, Natasha has been teaching the history of cinema in various European institutions, including the Sorbonne Nouvelle Paris 3 in Paris, Université Michel de Montaigne in Bordeaux, the Free University in Brussels, the University of Amsterdam. Excuse me. She has been consultant for the Cinémathèque Française and Gosfino Fond, and she is the author of a very important book about exile Russian cinema during the silent period. The fact that she produced such an important book has something to do with the reason why we wanted to honor Natasha with the Jean-Mitry Award. And I make no mystery about the fact that it's time to call things by their name. Natasha is Russian. She belongs to a country which is currently headed by a war criminal called Vladimir Putin and his accolade. But still, we do feel a great deal of admiration and respect for the Russian people, for the Russian country, for Russian culture, and all the wonderful things that Russian culture and art have given to the world. Natasha is Russian, Natasha is European,
And it is because of this, among other things, that the board of the Silent Film Festival has decided unanimously to give the Jean Mitry Award to Natasha Nosinova. Per il premio Jean Mitry, che per me è un grandissimo onore. È forse la 30ª volta che partecipo alle giornate del cinema muto. La prima volta sono venuta a Pordenone nel 1989 con la squadra di storici del cinema russo pre-rivoluzionario, con Yuri Zivan come curatore. Era l'inizio della perestroica, con solo soffio di libertà, il momento in cui la cortina di ferro si è alzata d'un colpo e noi studiosi sovietici abbiamo cominciato a scoprire il reale mondo esterno e l'ambiente professionale. Ladies and gentlemen, dear friends, thank you very much for the Jean Mitry Award, which is a great honor for me. It is perhaps the 30th time I've been at the Giornate, at the festival here. First time I came was in 1989 with a team of historians of pre-revolutionary Russian cinema, led as curator at that time by Yuri Tsivian, who's here with us. This was my first visit to Italy, but it was the beginning of perestroika with its breath of liberty and freedom in which the Iron Curtain was raised finally, and suddenly we Soviet scholars were beginning to see the true world on the outside and its professional realm. La città di Pordenone è stata la prima ad aprire le porte per farci conoscere le cineteche e per metterci a contatto con i colleghi di diversi paesi. A quei tempi risale la mia riconoscenza e l'affetto al magnifico team delle giornate e la mia gratitudine ai colleghi storici del cinema che ho incontrato qui e con cui ho lavorato. Non riuscirei ad elencarli tutti, ma non posso fare a meno di menzionare quelli che mi sono particolarmente cari e che purtroppo non ci sono più: Vittorio Martinelli e Aldo Bernardini. Già alla prima venuta mi hanno accolto a braccia aperte come se ci conoscessimo da sempre. Voglio commemorare Michel Lagny, professoressa dell'Università Paris III, e René Lichtig, di cui ricordiamo la grande maestria nel restauro dei film. All'epoca lei faceva parte della vecchia squadra della Cinémathèque Française, accanto ai grandi archivisti e conservatori Noël Giré e Vincent Pinel, con cui abbiamo lavorato sulla presenza di esuli russi nel cinema francese, mettendoci impegno e passione. City of Pordenone was the first to open its doors to us and to introduce us to the film archives of the world and put us into contact with colleagues from different countries. And those times then I remember, and I'm still grateful, the affection and the wonderful team of the Giornate, and my gratitude goes to colleagues, film historians, all of those who I met here with whom I worked. I can't mention them all, but I do want to remember some who have passed on and are particularly dear to me, including Vittorio Martinelli and Aldo Bernardini. At the very first visit that I had, they met me with open arms as if we'd always known each other. I'd also like to commemorate Michel Lagny, professor at the Université Paris III, and René Lichtig, whose great skills in film restoration we still remember. I was part, at that time, she was part of the great team of the Cinémathèque Française, together with the great archivists and curators Noël Giré and Vincent Pinel, with whom we worked on the presence of Russian exiles in French cinema, putting all of our commitment and passion. Voglio ringraziare inoltre Leonardo Quaresima per i convegni di alto livello che ha organizzato a Udine, e ancora Gian Piero Brunetta per la storia del cinema mondiale in cui è riuscito a coinvolgere studiosi del cinema da tanti paesi del mondo, e ancora Gianluca Farinelli, con cui nell'ambito del cinema ritrovato abbiamo fatto delle belle retrospettive.
I'd also like to thank Leonardo Quaresima for the high-level meetings that he organized in Udine, and Giampiero Brunetta for his Storia del Cinema Mondiale, the history of world cinema, which he involved so many people in, as well as Gianluca Farinelli, with whom we worked on the Cinema Ritrovato and made some nice retrospectives. I contatti con queste persone sono stati come raggi del sole, un cumulo di energie, e questo sempre grazie alle giornate del cinema muto. È significativo che David Robinson ci ha sempre accolti a Pordenone con le parole Welcome Home. Jay Weisberg e Livio Jacob ci salutano con lo stesso affetto. Contacts with these people were like rays of sunlight, and it was a great, like a mountain of energy, and I'm still grateful forever to the Giornate del Cinema Muto. It is significant that David Robinson always welcomed us to Pordenone with the words, welcome home, and indeed, Jay Weisberg and Livio Jacob continue in that, on that path. Vorrei aggiungere poi la mia riconoscenza all'Università per Stranieri di Siena, che mi ospita. Ringrazio di cuore il nostro magnifico rettore, professore Tommaso Montanari, il direttore del Dipartimento, professore Giuseppe Maragni, la professoressa Giulia Marcucci e tutti i colleghi e le colleghe dell'Unistrase. I'd also like to extend my gratitude to the University per Stranieri di Siena, the Foreigners University in Siena, which is my host in a sense. I thank with all my heart our rector, Professor Tommaso Montanari, director of the department, Professor Giuseppe Marrani, and Professor Giulia Marcucci, and all my colleagues there. C'è ancora da dire quanto abbiamo imparato alle giornate. Non si tratta solo di film, di nome o anche di cinematografie intere. A me personalmente, le giornate hanno trasformato la mentalità. Basta dire che Paolo Chelchiusai mi ha insegnato che bisognava parlare di film non ancora trovati, anziché di film non conservati. Carlo Montanaro mi ha fatto capire che il mondo attorno a noi è una fabbrica del vedere. I musicisti delle giornate hanno scoperto per noi la musica segreta del cinema muto. There's a lot to say still about how much we learned at the Giornate. This isn't just about films and gnomes and names and histories. Personally, for me, it transformed my whole worldview, my mental view. Enough to say, suffice it to say that Paolo Chelchiusai taught me that we should be speaking of films not yet found rather than not yet restored. Carlo Montanaro made me understand that the world around us is a fabbrica del vedere, which might be translated as a vision factory, a sort of output of visions. And the musicians drew us into the secret music of silent film. Tanti anni Pordenone mi ha dato e introdotto nel grande mondo professionale, da cui per anni eravamo stati tagliati nell'Unione Sovietica. Mi sono subito sentita parte di questo mondo e mi auguro di restarlo. Purtroppo la libertà di cui abbiamo goduto per più di 20 anni è ora in grave pericolo. La ruota della storia russa ha fatto un altro giro e siamo tornati indietro nei tempi più oscuri del passato sovietico. Non potrei più dire con orgoglio di dove sono. Non potrei dire ad alta voce, neanche su questo palcoscenico, tutto quello che vorrei dire. Il mio cuore è pieno di tristezza e del senso di colpa nazionale, ma non posso esprimere a parole tutto quello che sento per ragioni che non potete non capire. Però, essendo noi studiosi del cinema muto, siamo abituati a capirci senza parole. Come diceva Ivan Mazhukin, il cinema non ha lingua, però ci parla con gli occhi che sono specchio della sua anima. Speriamo che presto la ruota della storia farà un altro giro e noi ritroveremo la pace e la libertà. Grazie. For many years, Pordenone introduced me to the great world of professional cinema, for which many years, throughout those years, we were cut off in the Soviet Union. I immediately felt myself part of this world, and I intend to remain part of this world.
Unfortunately, the freedom which we enjoyed for so long, for over 20 years, is now in grave danger. The wheel of Russian history has made another turn, and we have now gone back to the darker times of the Soviet past. I cannot say anymore with pride where I'm from. I cannot say it aloud, because even on this stage, all that I want to say, I cannot say. My heart is full of sadness and a sense of national guilt, but I cannot express it properly here for reasons you will surely understand. And yet, we students and scholars of silent film are used to understanding each other without words. As Ivan Mushukin said, cinema has no voice, but it speaks to us with eyes that mirror its soul. Let's hope that the wheel of history will make another turn and that we'll be able to find peace and freedom once again. The next award, as you already know, the Jean Mitry Award, goes to Haydé Schlupman. Now, it's only once you get to know her that you realize that there's nothing intimidating about Haydé except for the extraordinary body of work that she's produced. Non ci deve far paura niente, proprio niente, di Haydé Schlupman, solo forse la mole del suo lavoro, suo grande lavoro come studiosa. And the fact that she studied with Theodor Adorno. E il fatto che ha studiato con Theodor Adorno. She has left a lasting impact on the students that she taught for a number of years at the Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt. Ha lasciato un impatto indelibile sugli i suoi studenti alla Johann Wolfgang Goethe Universität. And that's not including all those of us who know her from her writings, her extensive writings on Siegfried Krakauer, her writings on Asten Nielsen, on film theory and on philosophy. Suoi scritti su Krakauer, sulla filosofia del film e tutto quello che ha scritto come studiosa. In 1999, she co-founded the Kinotheca Asten Nielsen, as most of you know, in partnership with her life partner, Carola Graman. Ha fondato nel 1999, come sapete, la Kinotheca Asten Nielsen, insieme alla sua partner di vita e di lavoro, Carola Graman. And in 2018, they began the remake Frankfurt Women's Film Days together with Gabi Babic, to whom we also owe thanks to the wonderful Hindel Wakes that we screened on Wednesday, the score for it. E insieme a Gabi Babic hanno proseguito questo lavoro. Remake women, Frankfurt Women's Film Days. Remake Women's Film Days, le giornate delle donne nel cinema. Gosh, I just lost my train of thought. Haydé first came to the Giornate in 1986 and has been a regular attendee, so she's more than familiar to all of us. But I also want to particularly underline that it's the love that Haydé and Carola have for each other in private life and in partnership as a scholarly duo which has particularly impacted all of us. E dell'86 che viene, quindi è conosciuta bene a tanti di voi, ma voglio sottolineare l'amore che ha non solo per Carola, ma per il lavoro che fanno insieme e il loro impegno davvero profondo. And before calling her up on stage, I just want to read to you a quote that she gave in an interview not so long ago. Una citazione da un discorso che ha fatto non poco fa. Which is a message to future film scholars. Read Krakauer. Go to the movie theater, fight for celluloid and cinema projection, and get the deepest possible insights from the history of cinema. Look back to the past and from there to the challenges of the present.
I can't think of a better description of what we strive to do. Un messaggio, e sto citando, per i futuri studiosi del cinema, dice Heidi. Leggete Krakauer, andate al cinema, combattete per la celluloide e la proiezione e ottenete le conoscenze più profonde possibili della storia del cinema. Guardate al passato e da lì alle sfide del presente. E non posso immaginare una frase più giusta. Heidi, please join us on stage. Grazie molto. I'm honored, and also it's a big pleasure to get the Schaumutten Prize. So, film history, silent film, early cinema. I have researched and published in these areas, and have tried to keep history present while teaching and engaging in film curatorial work. But the narrative is small compared to what film history has done for me, and with it, the multitude of those who made it possible for me to encounter films over and over again. Film history has broadened my perception, has changed my relationship to the world, changed my thinking and my life. I began to think about these effects in the early 70s and to open up the films from there. What do they do to the audience? Or also, what propaganda effects do they create? The very first research situation I worked in was as part of an autonomous study group on National Socialist Cinema at the Bundesarchiv, Filmarchiv. This was followed by a critical examination of Hollywood and European auteur cinema, including prominent Weimar films. The 1970s saw the rise of feminist analysis, which from the very beginning focused on the female spectator, dominated by the question, why do women go to men's cinema? A subversive appropriation of film history began from below, so to speak. In the 60s and after 68, this below referred to the status of the audience. And with the rise of sexual emancipation, the below meant also the unconscious, the sexual drives. Psychoanalysis gained influence in film studies. In the 1980s, however, below took an additional film historical meaning, namely that of the forgotten, locked away history underlying the present, the beginnings, the early years of film and cinema. Their rediscovery brought a term, a kind of revision, not only in film historiography in general, but also in the feminist view on film in particular. In this, the Giornata del Cinema Muto played a unique role, at least for me. La storia del cinema, il cinema muto, il cinema delle origini. Io ho ricercato e pubblicato in questi campi e ho sempre cercato di mantenere presente la storia durante le mie lezioni. È quello che mi lanciavo nel mio lavoro di curatela. Ma il merito è piccolo riguardo a quello che la storia del cinema ha fatto per me e con questo le tante persone che hanno reso che resero possibile questi ripetuti incontri con i film. La storia del cinema ha reso più ampia la mia percezione, ha cambiato il mio rapporto col mondo, ha cambiato il modo in cui penso e la mia stessa vita. Ho cominciato a riflettere per gli effetti di queste cose nei primi anni 70. Cosa fanno i film al pubblico? Oppure anche quali sono gli effetti propagandistici che creano? La prima situazione di ricerca in cui mi trovavo era parte di un gruppo di studi autonomi sul cinema del nazionalsocialismo al Bundesarchiv, Filmarchiv.
Questo era seguito da una disamina critica di Hollywood e di film d'autore europeo, e tra cui i film di rilievo del periodo Weimar. Gli anni 70 hanno visto l'ascesa dell'analisi femminista, che dall'inizio ha messo fuoco sulle spettatrici, e dominata da questa domanda: perché le donne vanno al cinema maschile? Era un'appropriazione sovversiva della storia del cinema, da sotto in su, per così dire. Negli anni 60 e dopo 68 questo livello che era sottostante si riferiva allo status del pubblico e in termini socio-economici quello dei lavoratori e donne e i popoli colonizzati. E con l'ascesa dell'emancipazione sessuale, questo sotto significava anche l'inconscio e le pulsioni sessuali. L'elemento psicoanalitico ha acquisito influenza nello studio del cinema. Però negli anni Ottanta questo sotto ha preso un significato in più, quello della storia e soprattutto quello della storia dimenticata e rinchiusa sottostante al presente. Gli inizi, i primi anni del cinema, di cui la riscoperta ha effettuato una specie di svolta, una specie di revisione, non solo nell'istoriografia del cinema in generale, ma anche nella visione femminista di film in particolare. E in questo le giornate del cinema muto hanno avuto un ruolo unico, almeno per me. In the mid-1980s, I had begun to view early German films in the archives, film's first restorations in color after the long years in which we equated and revered film with black and white 60mm prints of Weimar auteur cinema. At that time, I was also a member of the program committee of the Oberhausen International Short Film Festival. Along facts, email was still unknown, from David Turconi, landed on the desk of the festival director, at the time Carola Gramann. I have kept this fax dated 8th of July 1986. It was an invitation to the 5th Pordenone Silent Film Festival, I quote, which will take place from September 29th to October 4th and will be devoted to the Nordic cinema from the beginning up to 1918. The invitation promised additional programs, including Diva films and the special event French series Mondrian. The invitation also read, the 50th anniversary of La Cinémathèque Française, one of its founders, Jean Mitry, is now chairman of Le Gironate, will be celebrated with a midnight showing of the series by Henri Fescourt, Mondrian, which is an example of the great restoration plan carried out by the Cinémathèque on the occasion of its 50 years, end quote. It also explains the fact that for the first time a prize will be awarded, quote, which will reward people whose work contributes to save and make known the silent film heritage. Kevin Brownwall and David Gill are named as the recipients. Today, I am one of the successors, and fortunately also one of a number of female successors to the first highly deserving holders of the award, which later bore Jean Mitry's name. Alla metà degli anni Ottanta avevo cominciare a visionare i primi film tedeschi negli archivi, i primi restauri in colore dopo i lunghi anni in cui avevamo equiparato e venerato il film con le pellicole bianche e nere in 16 mm del cinema d'autore di Weimar. A quel momento ero anche membro del comitato di programmazione del Oberhausen International Short Film Festival, quello Oberhausen cortometraggi. Un fax molto lungo, che non c'era ancora la mail, venne un giorno sulla scrivania da Davide Turconi, ed era il direttore del festival qui a Pordenone. È arrivato sulla scrivania della direttrice del festival, Carola Gramann. Ho conservato questo fax con la data 8 luglio 1986. Era un invito al 5° Pordenone Silent Film Festival, e cito, che si svolgerà da settembre, 29 settembre al 4 ottobre, e che sarà
occuperà del cinema nordico dall'inizio fino al 1918. L'invito prometteva anche altri programmi, film sulle dive, una serie speciale sulla serie francese Mandrin, e testualmente diceva anche che il 50° anniversario della Cinémathèque Française, di cui uno dei fondatori, Jean Mitry, era presidente onorario delle giornate, sarà celebrato con un evento proiezione a mezzanotte della serie di Henri Fescourt, Mandrin, che è un esempio dei grandi restauri fatti dalla Cinémathèque all'occasione dei suoi 50 anni. Questo spiega anche per la prima volta che un premio sarebbe assegnato, e cito, a coloro che il cui lavoro contribuisce a salvare e far conoscere il patrimonio cinematografico. Kevin Brownlow e David Gill erano i premiati. Io oggi sono tra quelli che li seguono e per fortuna una tra le varie donne che hanno anche avuto questo onore. I watched the entire festival program in 1986, from early in the morning until late at night, and my eyes were opened. The light in the Scandinavian films, the play of light and shadow, aroused a strange feeling of happiness, as did my regular nighttime immersion in the story of Mandrin. What was extraordinary, and for which the research in archives couldn't give access, was the experience of cinema as a place of silent movies. The sunny autumn days, which I spent in the darkness of Cinema Verdi, kept awake by the light of the projector, and dreaming away to the sound of a piano, allowed me to get an idea, a feeling of the early audience, the viewer of a different cinema than the one I had been familiar with, I had analyzed and criticized up to then. It was only much later that I discovered Dorothy Richardson's text, The Film Gone Male, written on the threshold from silent film to sound film, in which she sums up silent cinema's importance for women. It was their cinema, freed from the conventions of language, with films shot without guardianship in mind and at eye level with the audience. I am still glad that I was able to contribute to the 1990s Pordenone Festival, which focused on early German cinema. In the course of this collaboration, I developed a friendship with Paolo Carchi-Usai that has remained dear to me. Paolo, you visited me in Frankfurt, if I remember correctly, on the occasion of a silent film and music event in the Alte Oper, the old opera house in Frankfurt. We spent days together in Berlin, visiting the film archives in the West and the East and viewing films. I also have a letter from that time. I cite, Genoa, 18th November 1987. I hope you enjoyed the festival in Pordenone. The 1988 edition will be devoted to the American feature film of the teens, 1911 up to 1920, that became later the Weitergraf film program. It is also decided that the 1989 or the 1991 edition will concern the German silent film. Your suggestions about prints to select for the retrospective will be most welcome, end quote. Then, in 1989, the incredible and stunning rediscovery of pre-Soviet Russian cinema took place in Pordenone. And I think it's really a good thing that Natasha Nosimova and myself, we get the prize together. It's really a pleasure. Ho seguito. Ho seguito l'intero programma nell'86, da presto la mattina fino a tardi la notte, e i miei occhi furono aperti. La luce dei film scandinavi, il gioco di luce e ombra, suscitò in me una strana felicità, e così fu per l'immersione totale notturna nella storia di Mandrin. Quello che era straordinario, e a questo non si arrivava tramite ricerche d'archivio, era l'esperienza del cinema come luogo di film muti. I giorni soleggiati autunnali, svolti nel buio del Teatro Verdi,
tenuta sveglia sempre dalla luce del proiettore e sognando un po' al suono del pianoforte, mi permetteva di acquisire un senso del pubblico come doveva essere alle origini del cinema, degli spettatori, di un cinema diverso di quello che conoscevo, che analizzavo, che criticavo. Era solo più tardi che ho scoperto il testo di Dorothy Richardson, The Film Gone Male, scritto sugli scorci del passaggio al sonoro, in cui l'autrice sintetizza l'importanza per le donne del cinema. Era il loro cinema, libero dalle convenzioni del linguaggio e con film girati senza tutela e allo stesso livello del pubblico. Sono sempre felice di aver potuto contribuire al Festival a Pordenone nel 90 con la sua messa a fuoco sulla primizia del cinema tedesco. E in questa collaborazione emerse un'amicizia con Paolo Kerkyusai, che è rimasta molto cara a me. Paolo, mi hai visitato a Francoforte, se non mi sbaglio, sull'occasione di un film muto e un evento alla vecchia Alte Oper. Abbiamo passato interi giornate insieme a Berlino, visitando gli archivi a Berlino Ovest e a Berlino Est e visionando tanti film. Ho anche una lettera di quel momento che mi hai scritto, Paolo, e cito: Genova, 18 novembre 1987. Spero che ti è piaciuto il Festival a Pordenone. L'edizione 88 sarà sui lungometraggi degli anni 10, lungometraggi americani, e questo divenne il programma Vitagraph. Decideremo anche che il 1989 o 91 riguarderà i film muti tedeschi e saranno benvenute le tue proposte per la selezione di film. Fine citazione. Poi nell'89 l'incredibile sbalorditiva riscoperta del cinema pre-sovietico ebbe luogo qui a Pordenone e mi sembra molto appropriato che il premio lo sto avendo questa sera insieme a Natasha Nussinova. As you see, the early years were also key to my love of the Trionata del Cinema Muto Festival and to my loyalty that endures despite the demolition of the old Verdi and our confrontation with this new building. Yet looking back inevitably brings back memories of so many people who I met every year in the cinema, at the bar, and in places around the city, who are no longer with us and who we have lost. It remains for me to thank the living who have sustained this festival over the years and the decades, the organizers, in particularly because I have known them since the beginning, Piera Patat and Livio Jacob, Paolo Kerkyusai. Thanks to Federica Dini, Max Mestroni, and the wonderful team. Thanks also to Carlo Montanaro and the technical staff. And I wish to thank Jay Weisberg. I wish you and all of us the best of luck for the festival years to come. Come avete sentito, i primi anni del festival erano fondamentali per il mio amore per le giornate del cinema muto e la mia continua lealtà che dura ancora. Nonostante la demolizione del vecchio Teatro Verdi e il nostro incontro e confronto con la nuova struttura. Però guardando al passato fa risorgere il ricordo di tante persone che vedevo sempre ogni anno nel cinema, al bar, in luoghi diversi dalla città e che non sono più con noi e che abbiamo perduto. Mi rimane solo da ringraziare quelli che sono ancora qui, che hanno sostenuto questo festival durante gli anni, gli organizzatori in particolare, perché li conosco dall'inizio, Piera Patat e Livio Jacob, Paolo Kerkyusai, grazie anche a Federica Dini, Max Mestroni e l'equipe meravigliosa che lavora con loro, a Carlo Montanaro per la parte tecnica e infine a Jay Weisberg. Ti auguro buone cose per gli anni a venire. Grazie.
All that remains now is to introduce the musicians for this evening. Gunther Buchwald, Aaron van Oudenalen, excuse me, and Frank Bokjes. The first film is a short, so they'll be performing for that. Then, actually, it's outtakes. Then there's a sound short with a synchronized recorded score by Georges Antaille, and then Circe the Enchantress. Appena nominati i tre musicisti di stasera, e sarà prima dei corti, dei cortometraggi che sono outtakes, e poi un piccolo corto sonoro con la musica di George Antaille, il compositore americano. E poi Circe the Enchantress. E poi Circe the Enchantress. And just to remind everyone that tomorrow morning at 10 a.m. the first screening is in Cinema Zero of the wonderful Italian diva film Ma l'amor mio non muore. Quindi domani mattina si comincia alle 10 al Cinema Zero, non al Teatro Verdi. Buona proiezione. Thank you.